Ciao Giorgio, come tu sai... Buongiorno a te. Come tu sai... Io sto sempre bene. Mi trovo in Sicilia. E scartabellando nella mia biblioteca siciliana, perché ce n'ho una in Sicilia e una a... Mi pare a, giusto. A Roma, anche se quella Sicilia ormai non è più rifornita, quindi... Però... Vabbè, anzi... Però ho trovato delle scartoffie di un convegno a cui io avevo assistito nel 1995, un convegno sì, tenuto a San Giovanni Laterano dalla Chiesa Cattolica, e niente poco di meno, ho trovato tutta una relazione di Gian Battista Sgritta, ipotesi sì, per una riforma dello Stato sociale, 26 marzo 1995. Gian Battista. Allora, io prima ti faccio una piccolissima interiezione. Aspetta. E ti dico, a fronte della grande ignoranza degli italiani, noi abbiamo una storia di convegni, di partecipazioni, di scritti, di opere, di riviste, di libri, eccetera, che documentano una massa di interventi, di contributi culturali fatti da uomini di ad alto livello culturale. Ricordiamo che l'Italia è piena di università, che si dica, che si voglia dire, no? In relazione a quello che il governo intende fare nei confronti dell'ambiente e della cultura, l'università è piena, l'Italia è piena di università, Roma è strapiena di università di ogni tipo, di ogni derivazione, perché non credo che ci sia paese come Roma che abbia così tante università, tra cui le università cattoliche, le università pontificie, le università statali, le università private, le università dell'Opus Dei, le università degli enti privati e della Confindustria, come alcune importantissime università dove insegnano professori che al 99% sono iscritti alla massoneria. Tutte queste università costituiscono un crogiolo che comunque si voglia criticare, rappresentano comunque una forma di, come dire, di sintesi culturale che non possiamo ignorare. Assolutamente d'accordo. No, ti dicevo, poi piano piano mi è venuta alla memoria, quello era il periodo in cui io stavo facendo volontariato presso la Caritas diocesana fondata da Monsignor Luigi Di Liegro, uno dei preti per cui veramente la Chiesa ha senso di esistere, cioè Monsignor Luigi Di Liegro. Esattamente, bravissimo, concordo con te. Di cui ho una stima, poi buonanima è andato a miglior vita, di cui ho una stima smodata di quell'uomo. E partecipai a questo convegno che era per il terzo... La storia dell'umanità è fatta sempre da grandi uomini, forza, diciamolo una volta per tutte. Questo convegno era relativo al terzo settore, quindi relativo al volontariato, cosa doveva fare il volontariato nel decadimento sociale. E ricordiamo che c'era stata la prima guerra nel Golfo nel 94 e che in Italia ci fu l'assalto ai supermercati, la gente ebbe paura, poi da quel momento in poi ha cominciato a farci l'abitudine e non fa più gli assalti ai supermercati. Ma per fartela breve, nella cartellina di questo convegno, nella cartellina di questo convegno a cui partecipai, ripeto, dove c'era una splendida relazione di Gian Battista Sgritta, c'erano due libricini che erano editi dall'edizione paoline Magistero, Democrazia Economica, Sviluppo e Bene Comune. Questi sono documenti ufficiali della Conferenza Episcopale Italiana. Ma sentimi un attimino a un capitoletto, leggo solo quattro righe e poi ti do la parola. Ma leggi anche di più, perché è importante che noi riportiamo quello che certa gente dice, perché noi diciamo e vorremmo anche noi essere riportati dagli altri. L'ordine morale in economia.
l'ordine morale in economia. La necessità di un ordine morale nell'economia è in tutta la vita dell'uomo, è un insegnamento costante della dottrina sociale della Chiesa. L'assenza di criteri morali, come attesta l'esperienza, è invece causa di molti mani economici e sociali. 1995. Falto, e a un certo punto dice, l'attività economica è un'attività sociale, come immediatamente appare considerandone la modalità di realizzazione e i risultati da essa raggiunti. Il mondo delle cose ci è donato da Dio anche attraverso l'eredità che ci viene lasciata dalle generazioni passate e che a sua volta esige che noi la trasmettiamo arricchita alle generazioni future, ma in una catena ininterrotta di solidarietà. Senti questo passaggio. Mediante l'attività economica l'uomo collabora al progresso di tutta la famiglia umana ed entra in comunione con le altre persone per un aiuto reciproco in spirito di servizio. In tal modo l'attività economica diventa sorgente di fraternità e segno della provvidenza. Ora, non voglio andare oltre, la dottrina sociale della Chiesa, ma da sempre sa certe cose in merito alla moralità all'interno dell'economia. Ho ritrovato questo libricino che avevo abbandonato in un cassetto, gli ho dato una sfogliata. Ecco, se solo la Chiesa facesse quello che dice. Ecco. Allora, entriamo nel merito. Mi hai provocato e, come mia abitudine, io trovo sempre il libro a portata di mano. E voglio leggere un pezzo di un articolo molto importante intitolato La proposta dell'umanesimo sociale cristiano. Scritta da tale Luigi Bogliolo, che io non so chi sia, però dice delle cose importantissime, che denuncia il tradimento che la Chiesa sta facendo nei confronti della dottrina sociale cristiana. Di fronte a queste opposte e pur coincidenti concezioni dell'uomo, la Chiesa non ha cessato e non cessa di proporre come soluzione valida l'umanesimo cristiano. Dalla Rerum Novarum alla Octogesima Adveniens non vi è rottura di continuità né svolte radicali come alcuni autori e teologi insinuano. Autori e teologi, qui siamo a una lotta feroce, a un braccio di ferro incredibile all'interno della stessa Chiesa. La Chiesa da sempre non ha mai difeso Dio se non per difendere l'uomo. Ha difeso tutti i valori umani, in primo luogo i valori più altamente umani. La storia dei concili è la storia della difesa dell'uomo. Nei primi secoli cristiani veniva messa in pericolo l'umanità di Cristo e la Chiesa ha fermamente difeso contro ogni rigurgito di platonismo la realtà e la verità della natura umana in Cristo. Ora, noi sappiamo che il platonismo è quella espressione culturale, ideologica e filosofica in cui tutto si riassume nello spirito, laddove lo spirito è anche costituito dalle idee, dal pensiero. Quindi è ovvio che la Chiesa, che comunque deriva dalla cultura neoplatonica, intenda insistere anche sulla carnalità del Cristo contro quel platonismo puro che vorrebbe Gesù Cristo esclusivamente anima, spirito, afflato, va bene? Verbum. Il Concilio Tridentino riafferma con energia che il peccato originale non ha affatto annientato e distrutto la libertà e la ragione,
ha indebolito entrambe, ma non totalmente corrotto, come pretendeva la teologia riformata. Per gli stessi motivi, in seguito la Chiesa rifiuterà le dottrine giansenistiche e più tardi il Concilio Vaticano II, l'agnosticismo, che sono altrettante forme di pessimismo antropologico. Questo ci serve per dire noi, nella nostra posizione, nella nostra analisi della situazione, dal punto di vista storico, storicistico, culturale, filosofico, che la Chiesa ha preso delle posizioni ben precise che noi dobbiamo prendere in considerazione. Ad esempio, il fatto che il Concilio Tridentino riafferma il peccato originale non significa che poi noi personalmente lo prendiamo per buono, però dobbiamo capire il significato dell'accettazione del concetto di peccato originale, giusto? Per gli stessi motivi, in seguito la Chiesa rifiuterà le dottrine gianseniste. La dottrina sociale non comincia con l'enciclica di Leone XIII, ma con il cristianesimo stesso. Da Leone XIII a noi, gli eventi storici costringeranno i sommi pontefici a denuclearla più esplicitamente. Tutta la dottrina sociale dei pontefici si può riassumere in una parola: è tutta una difesa della trascendenza dell'uomo. E su questo siamo perfettamente d'accordo. Il problema è vedere cosa intendi tu per trascendenza e cosa intendo io. Cambia con le situazioni storiche, cambia il modo con cui la Chiesa propone il suo umanesimo. Non cambia l'umanesimo cristiano. E la costante di fondo del pensiero cristiano è perciò lo spirito umanesimo sociale cristiano, uno spirito che va sempre oltre la lettera. La lettera può cambiare, il linguaggio di Pio XI non è più quello di Leone XIII, quello di Pio XII è già diverso dal suo predecessore, come il linguaggio di Paolo VI non è più quello di Giovanni XXIII. Anche la sensibilità storica fa parte dell'altissima sensibilità umana, consustanziata con la stessa dottrina cristiana. Cambiamenti ve ne sono e vi devono essere, perché l'uomo, anche l'uomo cristiano, matura e si sviluppa con il tempo e con la storia. È il cambiamento della crescita, della maturazione, dello sviluppo in tutti i settori della cultura umana e cristiana, anche in quello sociale. Tutto ciò che sta fuori del cristianesimo aiuta il cristianesimo a crescere. Ora, di queste frasi, quello che io rilevo come più importante è che il cristianesimo non asseconda né sostiene mai il liberismo, e men che mai il liberismo e il liberalismo integrale. Questo lo dobbiamo ammettere. Ma ai prima, cristiani glielo dobbiamo dire. Anche se non c'entra niente, prima mi hai fatto venire un flash, no? Perché tu hai fatto la differenziazione tra cosa intende la Chiesa per trascendenza e cosa invece intendiamo noi per trascendenza. Sì. Anche se a un nostro caro amico Elia Menta non piacerà, io devo citare Steiner per forza, Rudolf Steiner, perché è l'unico. Sì. Almeno, che è un grandissimo pensatore al di fuori dell'ambiente stesso nel quale lui operava. Ricordiamocelo bene, rimarrà sempre ricordato nella storia del mondo e della filosofia come un grandissimo pensatore, indipendentemente dell'ambiente nel quale lui ha operato. No, vabbè, il discorso è un altro, cioè la tesi è: i massoni, visto che l'opera massonica comunque sia, perché la tesi di fondo è non esiste massoneria buona o cattiva, tutta la massoneria comunque sia, oltre il fatto che alcune massonerie sono sataniste dichiarate, non sono per il bene dell'umanità, ma sono solo per il bene di una certa elite. Quindi tu, se sei massone di un certo gruppo
precostituito, non elite, non riconosco nella direzione massonica il concetto di elite. Sì, sì, no, no, scusa, mi sono espresso male. Comunque diciamo, il bene per questo gruppo. Ora, premesso questo, ci sono stati pensatori massoni di grande rilievo, e uno è Steiner, c'è poco da fare. Dicevo, riguardo... Ma non era massone Steiner, era un teosofo, era un antroposofo, tutto era fuorché massone, era un deista d'inizio Novecento. Sì, dicevo, l'unico... Sarebbe come dire che era massone Mazzini. Mazzini non era massone, no, era vicino alla massoneria per strategie belliche di conquista o riconquista dell'indipendenza nazionale, ma non era massone. Comunque, anzi, era un avversario integrale della massoneria, avendo costituito un'associazione che aveva più o meno le stesse caratteristiche della massoneria come ideologia di fondo, ma che puntava su una stimolazione non del concetto così molto razionale, razionalistica e razionalistico degli interessi personali, ma in come afflato, no? Come istanza nazionalistica. C'è una differenza fondamentale. È inutile che questi mi vengano a dire che Mazzini era massone. Non poteva esserlo, culturalmente e caratterialmente, no? Tu mi fai aprire sempre, tu apri una marea di incidentali che non riusciamo mai a Ma è ovvio, dobbiamo dire queste cose, sennò è inutile che parliamo. Allora, volevo tornare al discorso di trascendente e trascendentale. Dicevo, l'unico, insieme a Scaligero ed altri, che hanno indagato in maniera scientifica sulla trascendenza dello spirito, uno è stato Steiner, e bisogna leggersi l'infinità di opere che ha scritto in questo senso. Tra l'altro anche lui ha scritto sul diavolo, per collegarci a Giovanni Papini di questa mattina. Anche Steiner ha scritto sul diavolo, su Arimane, per collegarci a Gianni Papini di questa mattina. Beh, per lo Steiner tutti questi erano forze naturali alle quali gli umani avevano dato dei nomi. Certo, assolutamente. E quindi lui si riferiva, quando parlava poi alla fine, parlava nelle sue conferenze, che erano conferenze che lui teneva nei confronti di adepti, quindi persone che sapevano quello, che capivano quello che lui diceva quando diceva dei nomi, e allora lui a quel punto lì citava dei nomi, ma li citava per dire, per significare delle forze, delle tendenze, degli atteggiamenti mentali, non perché esistessero fisicamente queste persone, capito? Come invece pensano i fedeli del cristianesimo che identificano i santi con le statue dei medesimi. No, no, però aspetta Giorgio, adesso è un po' più complesso, c'è tutta una teoria in cui come il Dio esterno panteista, se vuoi, c'ha all'interno di ogni uomo la sua matrice, il suo, siete fatta immagine e somiglianza di Dio, così all'interno di ogni uomo c'è anche quella piccola matrice del diavolo, che è appunto quella parte di diavolo che tu hai manifestato in espressione mentale, però c'è. Ma il diavolo è diavolo, vabbè, diavolo. Diavolo, sì, perché ricordiamo che il diavolo è di, il nome è di matrice ellenica e greca, invece Satan è ebraica, aramaica, e viene dalla Bibbia. Sono due concetti che poi sono stati sovrapposti, però in effetti uno è di matrice ellenica, l'altro è di matrice ebraica. Con istinto sincretico, ma con veramente una grande approssimazione. Ok, a questo punto dobbiamo tornare alla Chiesa, da dove siamo partiti, cioè il percorso che sta facendo questa Chiesa nel cercare di evolversi, ma di fatto rinunciando a una propria autorevolezza. Vuoi che lei che continui a leggere? Certo. La dignità della persona umana non solo contraddice ad ogni sorta di sfruttamento, ma è incompatibile con la privazione del diritto di proprietà, che è lo spazio necessario all'espansione.
allo sviluppo, alla sopravvivenza stessa della persona. Un diritto che deve essere subordinato alla coesistenza sociale, a favorirla, non a impedirla e ostacolarla. È parimenti in contraddizione con la trascendenza della persona umana la lotta di classe che tende a sopraffare e annientare una delle classi sulla base dell'odio, radice prima di alienazione e di disgregazione. La lotta di classe è una negatività di fondo paragonabile al principio della guerra perpetua. Che differenza vi è tra la giustificazione della guerra perpetua e la lotta di classe? Sono due forme di guerra che rendono l'uomo nemico all'uomo. Homo homini lupus. In questo senso è esattamente l'opposto dell'umanesimo morale prima che sociale cristiano. Alla lotta di classe l'umanesimo sociale cristiano sostituisce la collaborazione, la partecipazione, la corresponsabilità, l'amore vicendevole, base primaria della morale e della dottrina sociale cristiana, da cui scaturiscono solo rapporti nettamente costruttivi. La lotta non è mai costruttiva, sul negativo non si può costruire il positivo. Posta come principio teoretico della società, dà origine a una catena inarrestabile di conflitti, la conflittualità perpetua, che è l'attuazione della dialettica hegeliana nella versione marxista. E qui viene in questione il concetto stesso di dialettica, pietra angolare di ogni socialismo marxista. Finora nessuna forma di socialismo in Italia ha sconfessato la base marxista del proprio pensiero. Qui dobbiamo fare molte considerazioni. La prima è comunque che nel postcomunismo, che è una cultura che si collega ad altre culture molto vicine a noi, nel tempo, non nel pensiero, come il cattocomunismo, questa cultura che si è diffusa, si è espansa, ha pervaso con le idee, con i pensieri, con formulazione di idee che poi non sono state ragionate e meditate nel loro intrinseco significato, ha portato la società italiana a quel pateracchio nel quale noi viviamo. Oggi noi viviamo in un pateracchio controllato dai cattocomunisti che di fatto non sanno quello che vogliono. E noi dobbiamo subire questa incertezza di fondo, alla quale il messaggio dell'attuale Papa non porta assolutamente nessuna correzione. Senti, è chiaro, no? Visto che mi hai citato quella parte sulla lotta di classe, leggo anch'io un passo sempre da Democrazia Economica del 1995, che è molto interessante. La Chiesa ha sottolineato fin dall'antichità la dignità del lavoro. Non c'è fatto alcun dubbio che il lavoro umano abbia il suo valore etico, il quale senza mezzi termini e direttamente rimane legato al fatto che colui che lo compie è una persona, un soggetto consapevole e libero, cioè un soggetto che decide di se stesso. Qui c'è... No, questo è importantissimo, se devi difendere la persona nella sua integrità non puoi non interferire nell'ambito del lavoro, perché non puoi concepire che questa persona sia trattata come un automa o come uno schiavo. Ma voglio andare avanti perché è eccezionale, non me lo ricordavo così bello questo libretto. Dalla dignità del lavoratore in quanto tale è... Per ciò stesso, della dignità del lavoro, scaturiscono il diritto
è il dovere di lavorare e l'ampio complesso dei diritti del lavoro, dalla dignità personale. E dell'uomo l'uomo Faber, della concezione gentiliana e di Ugo Spirito. Ma è per questo che anche l'uomo più intellettuale non deve mai perdere la manualità di certe cose. Comunque, certamente, certamente. Senti questo passaggio, perché qui è poi dove la dottrina sociale della Chiesa per certi versi si distacca dal neoliberismo, no? In primo luogo, il diritto di tutti gli uomini a usare dei beni che Dio, creatore, ha loro donato, ciò implica la giusta distribuzione delle ricchezze, come ha insegnato costantemente la dottrina sociale della Chiesa, in collegamento con... Andiamolo a dire a Giuliano Amato, che prende oggi uno stipendio di 60.000 euro al mese. Allora, come ha insegnato costantemente la dottrina sociale della Chiesa, in collegamento con la funzione sociale della proprietà privata, esattamente, fondandosi sulla proprietà dell'uomo sui beni, cioè è eccezionale, voglio dire, perché qui c'è il comunismo che aveva espropriato, ma oggi sta espropriando il capitalismo. Esattamente. Esatto, il capitalismo svolge la stessa funzione del comunismo bolscevico, perché è proiezione nella società della stessa ideologia giudaica che ha provocato ed ha creato ed ha pensato l'una e l'altro, nel suo esclusivo interesse. A te la parola. Hai finito? Devi leggere ancora? Allora, no, io ho letto quella cosa molto importante e ricordo che è esistita un'associazione, un gruppo che si chiamava Centro di Comparazione e Sintesi, che pubblicava giustamente una rivista dedicata alla responsabilità del sapere, non al sapere tout court, dalla quale io ho letto questa frase. Questo centro culturale raccoglieva i pensatori più interessanti dell'Italia degli anni 50. Ricordo ai nostri amici che se loro trovano in qualche bancarella qualche copia di questa rivista, Responsabilità del Piacere del Sapere, è bene che se la comprino, che si leggano quello che c'è scritto. E adesso facciamo qualche altra cosa. Intanto è questo, una rivista di cui consigliamo sempre la lettura, consapevole, pubblicata da Macro Edizioni. Macro Edizioni ha pubblicato di recente un libro che noi ci sentiamo di propagandare, che è questo, si trova a una cifra facilmente accettabile. Il libro è Trappola globale, il governo ombra di banche e multinazionali, di Sabina Marineo, pubblicata ovviamente da Edizioni Il Punto d'Incontro. È una società editrice che ha pubblicato moltissimi libri di autori ai quali noi facciamo riferimento perché hanno scritto sempre delle cose importantissime. Detto questo, vorrei fare un piccolo commento a quanto sta avvenendo in questi giorni in Italia. La prima cosa che vorrei dire è di questa rivista. Questa è una rivista, allora teniamo presente che in questi giorni, poiché la popolazione americana ha espresso in maniera molto evidente la sua contrarietà alla guerra contro la Siria, stanno uscendo negli Stati Uniti molti scritti relativi alla falsità intrinseca del crollo delle Torri Gemelle. Allora, questo autore, che è stato pubblicato qui,
I misteri irrisolti, ha scritto delle cose piuttosto interessanti, di alcune delle quali noi vogliamo leggere. Ora, noi sappiamo perfettamente, e come buona parte dei nostri amici, che la caduta delle Torri Gemelle è stata preparata dettagliatamente da loro signori, perché sennò sarebbe stato impossibile far crollare delle torri altissime costruite per resistere ai peggiori terremoti. Tuttavia, come capita sempre nella storia della manipolazione mentale delle masse, le masse subiscono sempre l'impatto di chi detiene il potere. C'è una vecchia regola che è la regola del pulpito. Se tu sali sul pulpito e dici qualcosa, quelli che stanno sotto ti pigliano sempre per vero. È una vecchia regola del pulpito, se no non avrebbero potuto raccontare nei millenni le cazzate che hanno detto fino ad oggi, che noi sappiamo perfettamente essere delle cazzate. Comunque, è una questione di pulpito. E vorrei leggere tre o quattro cosette perché sono veramente simpatiche. Ad esempio, di tutta una serie di proposizioni che vengono qui proposte, che sono esattamente 27, alcune, faccio presente che questa è una rivista come le altre, non è una rivista che fa parte di quell'ambiente che cerca di comunicare certe cose al popolo. Questa è una rivista che è una rivista e basta. Va bene? Allora, leggiamo qualcosa. I motori ritrovati fra le macerie delle Torri Gemelle sembrerebbero non corrispondere a quelli che avrebbero dovuto montare gli aerei che vi si abbatterono. Lo troviamo perfettamente normale. Chissà che motori erano e chissà chi ce li ha messi. Le torri erano state progettate per resistere ad impatto aereo, eppure entrambe crollarono e lo fecero completamente. Allora, queste sono considerazioni di uno estraneo alla dinamica dialettica di chi dice no, voi siete dei truffatori, avete inventato queste cose, avete fatto morire 3.000 persone per poter attaccare l'Iraq e quant'altro. Questo qui dice... Le torri erano state progettate, come ho detto io prima, per resistere e poi alla fine sono crollate dritte però, non all'indietro. La dinamica di crollo degli edifici, la sua perfezione, ricorda moltissimo quella di una demolizione controllata. Guarda. Era una demolizione controllata. Guarda. Lo dico io, lo diciamo noi. Proprio ieri girava un sondaggio su internet dove solo il 5% degli americani sapeva che una terza torre, il World Trade Center 7, è crollato alla stessa maniera delle altre due senza essere colpito da un aereo. Esattamente. Solo il 5%. È interessante. Esattamente. Questo fa parte del progetto di disinformazione, però sta di fatto che la stessa inchiesta che ha rilevato queste cose ha ovviamente aperto gli occhi a quelli che hanno risposto. A tal proposito è evidente, perché... mi sento di fare pubblicità a Massimo Mazzucco, perché ha fatto un enorme lavoro di indagine, di inchiesta, di raccolta informazioni. Bravissimo, certo. Dello stesso editore che io ti dicevo, il punto d'incontro. Se lo merita. Ma lui ha fatto anche due film, credo, due video di grande inchiesta. Poi, andiamo avanti. Venne ritrovata un'auto abbandonata con dentro tutti i documenti in grado di comprovare le identità dei direttatori e addirittura manuali e brevetti tramite cui avrebbero appreso a pilotare quel particolare tipo di aerei.
Laddove tutto si era incenerito e fuso al punto di non poter distinguere il corpo dei passeggeri dal metallo degli aerei, vennero invece ritrovati, risultando perfettamente leggibili, miracolo ovviamente, miracolo, altri documenti che associavano esattamente l'identità dei dirottatori con quella dei documenti ritrovati nell'auto abbandonata nei pressi delle torri. Buffone. Le telecamere dall'aeroporto inquadrarono perfettamente proprio i volti di coloro che avrebbero dirottato i velivoli, rendendoli riconoscibili per comparazione facciale con le foto presenti sui documenti ritrovati illesi anch'essi dal fuoco. Le due torri, appena 7 settimane prima, erano state completamente affittate tramite un contratto contenente una specifica clausola che prevedeva espressamente che gli inquilini non avrebbero continuato a pagare le rate della locazione qualora gli edifici fossero stati danneggiati da attentato terroristico. Sì, Non so quello che devo dire. Intorno alle Torri Gemelle ormai sono infinite. C'è anche un bellissimo libro di Roberto Guaglia, un italiano. Esattamente, i libri sono pullulati, ma il problema non è quello. Il problema è come nella società esiste un'altissima percentuale di asserviti, di sottoposti, di psicologicamente controllati che tutto ciò che è razionale non riesce a scalfire. Ma perché tu sei razionale, gli altri sono solo emozionali, caro Giorgio. Tu hai il dominio della ragione, gli altri hanno il dominio dell'emozione. Siccome i loro signori l'hanno capito... li dominano quando e come vogliono. Tu hai detto una cosa importantissima, ma io te la rimando automaticamente. Se vuoi la libertà, devi operare anche sui livelli di accettazione e sottomissione psicologica, per cui chi si batte per la razionalità ha una naturale repulsione per tutto ciò che ha a che fare, no, con la manipolazione. Perché se io combatto contro la manipolazione, non posso a mia volta manipolare, però mi rendo conto perfettamente che la mia possibile vittoria e la mia possibile penetrazione nella cultura popolare passa sicuramente attraverso sistemi manipolatori. Perfetto, perfetto. Io direi, finisco questo perché leggo l'ultimo punto, perché questo è molto bello, ripeto, è una rivista di cui invito la lettura, che non ha prese di posizioni di carattere ideologico o politico, e però sottolinea certi concetti. Allora, i pilastri di sostegno delle torri presentano dei tagli trasversali ed elementi e quantità di calore tali nelle fondamenta fuse che continuarono ad ardere per mesi, al punto da aver indotto alcuni ricercatori e studiosi a sospettare che l'abbattimento totale delle torri sia stato il risultato di una vera e propria demolizione controllata operata ovviamente da ignoti, come se gli ebrei fossero sempre degli ignoti, ottenuta tramite l'utilizzo di vari elementi. A. Elevata quantità di termite inserita nei pilastri, sostanza di per sé inerte, ma che quando reagisce con il magnesio si accende generando temperature elevatissime in grado di tranciare l'acciaio come burro. B. La detonazione di microcariche nucleari,
C, un colpo ad energia diretta scaturito da satellite. E su questa linea io vorrei chiudere, anche perché ci sono tante cose che dobbiamo dire e vorrei queste cose riferirle a domani. Mi limito semplicemente a considerare una cosa importante che è stata scritta su Libero, perché è bene che gli italiani sappiano con chi hanno a che fare. Cos'è questo governo? Libero. Amato gioca, MPS paga. Allora, no, ma è bello. Il nuovo giudice della Corte Costituzionale, che ha appena raddoppiato i suoi introiti, portandoli a 60.000 euro al mese, che lui non vuole spartire con nessuno, intercettato mentre chiede soldi alla banca per il suo torneo di tennis. Che miseria. Intanto i partiti trovano il modo di tenersi i fondi. Maurizio Belpietro. A questo punto io non vorrei aggiungere nient'altro e dire, e lo dico con la massima tranquillità, che togliere gli occhi a queste persone, tagliargli le mani, levargli qualsiasi retribuzione pensionistica è un atto di somma giustizia sociale. Bene, con questo chiudiamo. Buona sovranità. Buona sovranità anche a te e a domani. Ciao Giorgio, ciao.